mercato di Vittoria, le riflessioni all'indomani dal blitz e intanto l'amministrazione presenta nuove regole per la concessione dei box. A Cate Giuseppe Di Natale, il nuovo presidente del Consiglio Comunale, eletto con gli 8 voti dell'opposizione. Modica, crisi amministrativa sempre più acuta, il PD isolato tra le richieste di dimissione del sindaco Buscema. Aeroporto di Comiso, lunedì prossimo incontro a Palermo con l'ENAV, prevista la firma per la convenzione sull'assistenza ai voli. Bentrovati dalla redazione di Free News. In apertura del nostro telegiornale ci occupiamo nuovamente dell'operazione Right Price condotta dalla Guardia di Finanza all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria. In città infatti c'è molto stupore per quanto portato a galla dalle fiamme gialle, ma anche tanta soddisfazione per un'operazione condotta in nome della legalità. Vediamo. Mercato ortofrutticolo a Vittoria, arrivano i primi commenti dopo l'intervento di ieri della Guardia di Finanza. Stupore e rammarico, ma soprattutto soddisfazione sono i sentimenti che aleggiano in queste ore in città per l'operazione Right Price. 2 anni di indagini ed oltre 230 pagine di dossier, i numeri che descrivono la meticolosa preparazione delle fiamme gialle, 18 milioni di evasione fiscale, 74 persone denunciate, quelli che ne descrivono il risultato. Le accuse avanzate parlano di rialzo fraudolento lento dei prezzi, truffa, turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio che riguarda funzionari del comune di Vittoria che si ipotizza si costituirà parte civile, peculato, favoreggiamento e bancarotta fraudolenta. L'operazione è arrivata in un momento certamente difficile per l'economia della città di Vittoria, basata prevalentemente sulla produzione agricola, ma ha rappresentato una brusca sterzata in favore della legalità a tutela del consumatore. E l'indagine non si è certo conclusa, ulteriori accertamenti saranno infatti operati con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione e Criminalità Organizzata di Roma e riguarderanno in particolare le infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno del mercato ortofrutticolo, insieme agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali oggetto di una segnalazione all'autorità garante in materia. E intanto fioccano i commenti di plauso da parte di diversi partiti politici nei confronti di un'operazione che, come ha sottolineato il PD, è stata diretta più che a colpire qualcuno, a salvaguardare coloro i quali tra i titolari dei box lavorano onestamente. E a proposito del mercato ortofrutticolo di Vittoria, questa mattina a Palazzo Iacono si è tenuta una conferenza stampa di presentazione del nuovo bando per il rinnovo delle concessioni. A partecipare sono stati il sindaco Nicosia, l'assessore Gurrieri, il comandante dei vigili urbani Costa e l'assessore Lo Monaco. Sentiamo. Nuove regole per il rinnovo delle concessioni al mercato ortofrutticolo di Vittoria. La parola d'ordine è legalità. Conferenza stampa di presentazione stamane a Palazzo Iacono, all'indomani del blitz della Guardia di Finanza che ha portato a 74 denunce. Una coincidenza per alcuni esponenti dell'opposizione, a detta dell'assessore Gurrieri, non casuale, ma che invece evidenzia quanto il mercato ortofrutticolo sia a rischio illegalità e quanto per questo motivo sia necessario un maggiore controllo. Nuove regole sono state infatti elaborate dalla Giunta che interessano dapprima le concessioni già concesse e poi successivamente la concessione di nuove. Regole che hanno ricevuto il plauso dalle associazioni di categoria agricole e dall'associazione commissari ortofrutticoli. Queste le novità, in adeguamento anche alla legislazione nazionale, al regolamento finora vigente risalente al 1971. Verifica dei requisiti soggettivi di chi ha già una concessione, in particolare nessuna condanna penale per reati di particolare entità, nessun procedimento in atto per l'applicazione di misure di sicurezza, nessuna sanzione pregressa di un certo importo economico per violazioni delle leggi sul lavoro. Verifica dei requisiti che incidono sull'affidabilità dal punto di vista sociale, obbligo di denuncia in caso di minacce o altre attività estorsive subite e relativa espulsione in caso di mancata segnalazione. Ma intanto ecco il primo bando dopo 40 anni per la concessione dei box, quindi un ulteriore percorso di legalità che si accompagna ecco, a queste nuove emergenze investigative e che ci consentirà di, spero, e lavoriamo per questo, di gestire ancora meglio il rapporto con il mercato ortofrutticolo. Una cosa deve essere certa, l'indagine che c'è stata in questi giorni della Guardia di Finanza ci può solo esortare a far funzionare meglio il mercato anziché demonizzarlo e a cercare di farlo rendere sempre di più la casa dei produttori, dove i produttori possono trovare una
migliore attività e remunerazione per il loro lavoro e per il loro sacrificio, e gli operatori del mercato possono agire nel pieno rispetto delle regole. La legalità dunque come requisito d'accesso che va di pari passo con lo sviluppo, perché la soluzione ai problemi non è la chiusura del mercato, che significherebbe morte economica per le imprese e la città, ma una gestione più corretta e attenta. La procedura prevede la presentazione da parte di chi già occupa il box entro 30 giorni della domanda, correlata dalle autocertificazioni, la cui veridicità sarà controllata dal Comune in collaborazione con le forze dell'ordine, del possesso di tutti i requisiti richiesti. In caso di rispetto degli stessi, la concessione verrà riassegnata, altrimenti verrà revocata. Tutti i posti che quindi diverranno vacanti a seguito della revoca o annullamento delle concessioni saranno poi oggetto di un ulteriore bando. Dopo 40 anni di immobilismo, durante i quali non si è proceduto ad alcun controllo, l'amministrazione sembra dunque aver cambiato rotta all'insegna di nuove regole. Ci spostiamo adesso ad Acate, dove ieri sera è stato eletto il nuovo presidente del Consiglio Comunale. Si tratta di Giuseppe Di Natale, esponente dell'opposizione. Il servizio. Giuseppe Di Natale è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Acate. Il consigliere indipendente eletto nella lista di Rinascimento acatese ha ricevuto 8 voti su 15 e l'ha spuntata. Di Natale succede al dimissionario Giuseppe Leone del PDL e consigliere di maggioranza. 2 voti sono stati ricevuti dal consigliere Gianpippo Busacca, mentre ci sono state ben 5 astensioni. L'elezione del nuovo presidente del consesso fa emergere 2 dati importanti. In primis, la maggioranza che sostiene il sindaco Giovanni Caruso non c'è più. In secondo luogo, l'ex maggioranza non è riuscita a far convergere i voti su un proprio esponente, visto che Fidone Busacca dell'MPA hanno votato quest'ultimo, mentre gli altri 5 consiglieri di riferimento all'amministrazione comunale con la loro astensione hanno di fatto avallato la scelta di Di Natale. E adesso per il civico consesso di Acate si apre una fase nuova. Dopo la presidenza di Leone, soprattutto, si preparano tempi difficili per l'amministrazione che in consiglio non avrà più i numeri dalla sua parte. E durante la seduta di ieri è stata affrontata anche la questione che riguarda l'incompatibilità tra il primo cittadino Giovanni Caruso e la moglie consigliere comunale, alla luce della bocciatura all'ARS della norma salva parenti. A questo proposito è stato deliberato di chiedere al legislatore regionale una interpretazione univoca del provvedimento per capire se siano necessarie o meno le dimissioni o del sindaco o della consigliera. Ancora la crisi amministrativa a Modica in primo piano. Ieri riunione in casa PD per affrontare la difficile situazione che si è venuta a creare. Intanto i partiti di opposizione dicono la loro. Mare mosso ancora a Modica e la tempesta non accenna a placarsi. Ieri incontro del PD per fare il punto della situazione dopo le dimissioni dei 3 assessori dell'MPA. Infatti il Partito Democratico ha assunto il pieno controllo amministrativo della città, anche se la sfida si presenta difficile. Il tentativo di arginare i danni da parte del sindaco Buscema con la distribuzione delle 2 deleghe ai consiglieri comunali del PD, Zaccaria e Poidomani, e con il recupero di Amoroso, che però ha rifiutato, sembra infatti di essere fallito. Il PD, nonostante l'attuale assoluta maggioranza in giunta, si trova invece in minoranza in consiglio comunale, dove le trattative tra gli altri partiti sono già iniziate. Anche se bisogna riconoscerlo, se si fa un passo indietro si nota come il PD, ma soprattutto le MPA, siano avvezzi ad un tale comportamento. Ripetutamente, infatti, per non dire con una certa periodicità, il Movimento per le Autonomie ha visto di mettersi i suoi esponenti per poi essere riconfermati, magari in posti di maggiore prestigio. Un balletto, si potrebbe definire così, che si è ripetuto per l'ennesima volta in questi giorni. La causa è sempre la stessa: maggiore visibilità, maggiore potere. E se da una parte la città potrebbe esserne stanca, date anche le difficoltà finanziarie che negli ultimi mesi ha dovuto attraversare, certamente lo sembrano anche i partiti di opposizione. Di gioco delle figurine parla la Federazione della Sinistra, di sceneggiata provinciale invece l'Italia dei Valori. Perché ormai il gioco è chiaro, il trucco è stato rivelato. Nota da una parte l'importanza dell'amicizia con il governatore lombardo, a cui il PD dovrebbe rinunciare, nota dall'altra la crisi dell'MPA a seguito dello scandalo Riccardo Minardo, che onore al suo partito certo non fa. Intanto da più fronti avanzano le richieste di dimissioni del sindaco Buscema, che dal canto suo sembra essere pronto a ricandidarsi per le prossime amministrative. Che sia sicurezza di sé o solamente l'ennesima strategia? La frazione di Marina di Ragusa perde l'autonomia scolastica. La notizia ha già scatenato le prime reazioni da parte del mondo politico. Il PD ha chiesto infatti le dimissioni dell'assessore Suizzo.
La scuola di Marina di Ragusa ha perso l'autonomia scolastica. Questo è il senso della denuncia del PD di Ragusa, che critica aspramente l'assessore alla pubblica istruzione del comune, Venerando Suizzo, per quanto accaduto. Quest'ultimo, affermano dal PD, partecipa al sit-in davanti alla scuola di Marina di Ragusa, annuncia che parte per Palermo con l'obiettivo di mantenere l'autonomia scolastica per la frazione e torna con un pugno di mosche in mano, dimostrando che il sindaco Di Pasquale e soci non hanno alcun peso politico alla regione. Infatti, arrivata in queste ore, la notizia che la frazione Riverasca ha perso l'autonomia scolastica. I democratici, lo ricordiamo, proprio qualche giorno fa erano stati piuttosto critici nei confronti dell'amministrazione a proposito dell'aumento spropositato delle tasse sulla testa delle famiglie con i figli che studiano. Infine, gli esponenti democratici chiedono le dimissioni dell'assessore Suizzo, alla luce dichiarano del fallimento del suo viaggio a Palermo. Torniamo ad occuparci della ferrovia ragusana. Dopo l'assemblea che si è svolta lo scorso 19 gennaio nello spiazzale antistante la stazione del capoluogo, è stata organizzata una conferenza provinciale che si svolgerà il 27 febbraio, alla quale sono state coinvolte tutte le istituzioni locali e il mondo produttivo e il servizio. No allo smantellamento della ferrovia in provincia di Ragusa. È pronta la piattaforma che sarà alla base della conferenza provinciale del prossimo 27 febbraio presso la Scuola dello Sport di Ragusa. La proposta di una conferenza che raccogliesse tutti i consigli comunali, quello provinciale, la deputazione Iblea, i sindacati, i comitati e le associazioni, i semplici cittadini, per raccogliere l'appello dei ferrovieri e impedire la chiusura della linea ferroviaria e ad esigere dalla Regione e dal gruppo delle Ferrovie dello Stato impegni precisi per il rilancio dell'infrastruttura, è scaturita dall'assemblea del 19 gennaio alla stazione di Ragusa, promossa dalla CUB Trasporti. A farsi carico dell'organizzazione della conferenza sarà la provincia regionale. Il raccordo con il sindacato di base è stata definita una piattaforma minima ma ben precisa di rivendicazioni immediate ritenute necessarie ad invertire la tendenza al declino della tratta ferroviaria e degli impianti in essa consistenti. Tra i contenuti della piattaforma ci sono il ripristino di treni pendolari soppressi con mezzi ferroviari e non con autocorse sostitutive, lo sviluppo di un sistema di collegamento cadenzato a livello provinciale in modo da collegare tutti i comuni della tratta con coppie di treni a distanze minime nelle ore di punta e l'avvio del trasporto metropolitano-metroferrovia nel tratto interessante del territorio del capoluogo di Ragusa. Ed ancora il trasporto merci, impedire la scissione degli scali merci della provincia dalla rete di Ferrovie dello Stato. Lettere anonime contenenti minacce sono state inviate al commissario straordinario del comune di Scicli, Margherita Rizza, e al presidente del consiglio comunale, Antonino Rivillito. La causa sarebbe l'aumento del 40% della tassa sui rifiuti. I due hanno presentato formale denuncia contro ignoti presso la tenenza dei carabinieri di Scicli. E con questa notizia non certo piacevole per la provincia termina la prima parte del nostro telegiornale. A tra poco.